un ambito di pianificazione e rispetto al piano generale, del piano regolatore generale, poi c'è una pianificazione di dettaglio, che sono i piani particolareggiati, che sono i piani del traffico, che sono i piani della mobilità, e quindi andrebbe inquadrato da un punto di vista di pianificazione urbanistica. Però tutto nasce a terra da un'anomalia, perché a noi questo piano ci viene fuori attraverso la convenzione con la Easy Help, che gestisce i parcheggi. E quindi all'interno di questa convenzione ci viene proposto questo piano, che sembra più il piano della Easy Help, che l'amministrazione ha già detto che non è il suo piano, parla di bozza, parla di possibilità di revisione totale, ma a questo punto non era meglio fare prima un incontro con le commissioni, con i cittadini, aprirsi prima e poi avere, già che questo è anche un costo, uno strumento da adottare che almeno all'80% poteva andare bene. In questa maniera, francamente, noi abbiamo un piano che è da rifare totalmente. Adesso ne parleremo, recepiamo le osservazioni, però dopo lo dovremo stravolgere. Quindi un piano da cambiare. Non c'è stata una partecipazione, io l'ho detto, questo soltanto non sia una nota polemica, ma non vi comportate così in altre occasioni. Cioè la procedura avrebbe voluto far vedere i consiglieri, come ha detto bene Antonetti, nei metodi e nei tempi giusti, perché noi siamo la prima espressione, noi siamo gli eletti del popolo, la prima espressione della città. Visto un confronto con i consiglieri, giustamente si apre a tutti i portatori di interesse, a tutti i cittadini, e dopo si rifà una sintesi in consiglio, perché politica vuol dire scegliere. Questo purtroppo non è avvenuto, non ci mascheriamo dietro un dito, ma non deve succedere più. Un'altra inesattezza da parte dell'assessore: il PUMS va redatto per città sopra a 100.000 abitanti. Teramo quindi non è interessata, vogliamo strafare? Va bene, diciamo che Teramo non ha nemmeno questo grande inquinamento, perché il centro storico non è inquinato e non ci sono problemi di traffico. I rilievi sul piano sono rappresentati, tutti i punti in cui sono stati fatti i rilievi, sono stati fatti fuori dal centro, e dopo si chiude il centro in un'altra area che ancora non l'ha capito bene la cittadinanza, l'area in cui si propone di fare una ZTL è nel quartiere della stazione tra via Fonte Regina, via Roma, via Le Crispi e via Po. Quindi si misura il traffico, l'inquinamento magari in via Po e poi si chiude il centro storico. In questa maniera noi inquiniamo ancora di più piazza Garibaldi, che è un nodo pericolosissimo di Teramo, magari per l'inquinamento, perché se non c'è nemmeno il centro che drena qualche cosa, il traffico va a mettersi tutto quanto a ridosso. Quindi a che serve il PUMS? È un piano urbano per la mobilità sostenibile, e quindi creare delle alternative alla mobilità, cosa che qui non vediamo. L'alternativa dovrebbero essere i piedi, insomma, perché andare a piedi in centro, ma nel merito ci entriamo dopo. Allora io che vi dico, siccome la legge è recente, del 2017, 5 agosto, non ricordo il numero, prevede che ci sia l'adozione da parte della Giunta, secondo me può venire l'adozione dopo un minimo confronto, magari anche in maggioranza, perché credo che neanche in maggioranza ci sia una convinzione. Lo stesso assessore dice che su alcuni punti non lo condivide, quindi ha recepito un piano che è il piano della Easy Help, non è il piano del Comune di Teramo. Poi c'è la fase di partecipazione, quella che stiamo facendo, bene e meglio, e alla fine l'approvazione. Però c'è una fase intermedia molto importante tra questa partecipazione dopo l'adozione e l'approvazione finale. Questa fase è la fase della revisione prevista dalla legge. Noi quindi vi chiediamo fin d'ora che questa proposta di piano venga revisionata e voi approviate in giunta quello che è il vostro piano, magari se c'è anche qualche contributo nostro, meglio ancora, perché poi l'approvazione in consiglio va ancora più spedita. Quindi la fase della revisione è intermedia, e siccome non è vero che è un obbligo per Teramo, perché Teramo non ha questo inquinamento per la sua conformazione orografica, la città tra i fiumi, i venti dominanti, non c'è questo problema che vi è in altre realtà urbane, quindi non c'è questo problema grande dell'inquinamento per cui tu devi trovare delle alternative, non siamo una città di 100.000 abitanti, almeno facciamo un piano che
che qualcosa in più, comunque con tutti i problemi che abbiamo, si dovrebbe vedere, perché il problema del centro storico è un altro, è quello dell'accessibilità, ce lo vogliamo fare. Ma noi, siccome l'assessore diceva, un piano di fondamentale importanza, secondo me non lo è, perché a Teramo non ha 100.000 abitanti e non abbiamo questi grandissimi problemi di inquinamento. Lo vogliamo fare anche se gli stiamo dando una priorità rispetto ad altre cose, perché fino a mo' non è che stiamo facendo e producendo un granché. Allora, questa fase di revisione, che sia vera e non si agiti più lo spauracchio entro 30 giorni noi veniamo in consiglio e l'approviamo. No! Adesso vi diamo tutte le indicazioni, rifacciamo altre commissioni, diamo queste indicazioni ai progettisti, i progettisti le rielaborano, facciamo un piano che serve alla nostra città, dopo entriamo nel merito di quello che serve, delle idee che abbiamo. Per esempio, quello che servirebbe a Teramo, una bella spianata fuori Teramo in cui tu hai dei parcheggi e fai anche a 2 euro al giorno, un poveraccio. Io vedo i miei colleghi a scuola, è un dramma, perché Teramo è diventata inaccessibile, non si può parcheggiare più, diamo delle alternative, abbiamo bisogno di autobus, abbiamo bisogno di tante cose. Rifacciamo questo piano e io sono pronto a votare un piano che serve a Teramo, ridimensionato, non con queste mega ZTL, e a votarlo anche noi in consiglio. L'alternativa è che voi volete andare avanti così, però noi attiveremo tutte le forme di protesta e anche di ostruzionismo e tutto quello che ci compete per impedirvi di perpetrare uno scempio.